della Roma è la bandiera, il giocatore che più di tutti si identifica con la sua squadra. È Francesco Totti, capitano della Magica e suo grande tifoso. Romano Doc del quartiere San Giovanni raccontano i genitori che già a 9 mesi impazziva per un piccolo pallone. La sua prima squadra è stata la Fortitudo, scuola calcio giovanile del suo quartiere. Poi l'esperienza nella Smith di Trastevere, dopo la quale approda a soli 10 anni nella Lodigiani. Lì, la svolta. Seguito dagli allenatori Mastropiero e Neroni, Totti cresce tecnicamente e comincia a mettersi in mostra nonostante la giovane età. Gioca da centrocampista con la maglia numero 8, dimostra subito di avere buoni numeri e un tocco di palla abbastanza raro per un ragazzino così piccolo. Alla Lodigiani si mette in luce grazie anche alle impeccabili punizioni che calcia. E così, nel giro di 2 anni, a mamma Fiorella e papà Enzo arrivano le prime proposte serie per il loro giovane campione. Si fanno avanti sia la Roma che la Lazio. La scelta è ardua, visto che in casa Totti il tifo è diviso per entrambe le squadre. Alla meglio il fratellino, che lo vuole in giallorosso, e convince la mamma. Prende così il via, nel 1989, l'avventura del ragazzo di Porta Metronia con la squadra del presidente Sensi, nella quale percorre tutta la trafila dagli allievi alla primavera fino al debutto in prima squadra, che avviene nella stagione 92-93 grazie a Vuja Dimbosco. L'esordio è il 28 marzo 1993, nella partita Roma-Brescia. Poi nel 1994, con l'arrivo di Carletto Mazzone, prende il via in maniera più costante la crescita di Totti all'interno della Roma. Il tecnico di Trastevere diventerà un secondo padre per Francesco. Il primo gol che Francesco segna con la maglia romanista è quello con il Foggia del 4 settembre del 1994 all'Olimpico. Parallelamente al suo exploit con la squadra giallorossa, Totti aveva incominciato la sua trafila all'interno delle squadre nazionali, debuttando con l'Under 15 di Corradini, per poi passare. Nello stesso anno inizia a respirare l'aria della nazionale maggiore con Arrigo Sacchi, che lo convoca per uno stage alla Borghesiana. Partita dopo partita, Francesco Totti si impone alla grande platea del calcio che conta, grazie alle sue giocate che coniugano classe tecnica, potenza e intelligenza tattica. Il numero 10 giallorosso in breve tempo diventa un giocatore completo e anche un leader in campo. Tutte doti che lo porteranno a diventare un perno non solo della Roma, ma anche della nazionale. I tifosi di tutto il mondo ancora ricordano il cucchiaio tirato in occasione della semifinale contro l'Olanda negli Europei del 2000. Nella Roma, Totti trova la sua meritata consacrazione nella stagione 2000-2001, quando con Fabio Capello alla guida, la squadra vince il tanto sospirato terzo scudetto. Sono proprio i suoi gol e gli incredibili numeri a trascinare la squadra alla vittoria. Con la conquista del titolo, il capitano entra nella leggenda, dalla quale non uscirà mai più. Lui, gladiatore della Roma e core di questa città.